alle persone. Allora, l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive nasce con l'ultima riforma del mercato del lavoro, il Jobs Act, e di fatto nasce dallo scorporo di una direzione generale del Ministero del Lavoro, una direzione generale che era la Direzione Generale Politiche Attive del Lavoro, e da una fusione, una strana commistione, con un pezzo di un ente di ricerca, cioè quindi abbiamo una natura, diciamo, bicefala o doppia. È un'agenzia con tutte le caratteristiche operative di un'agenzia analoga quindi all'Agenzia delle Entrate o all'Agenzia di Coesione, e in più abbiamo un comparto ricerca che noi ereditiamo. Io sono un ricercatore che AMPA l'eredita da un contingente dell'ex ISFOL, attualmente in ente di ricerca, che da sempre si occupa della formazione professionale. Ora, quali sono i compiti principali di AMPAL? Sono innanzitutto, diciamo, un compito di coordinamento della rete e dei servizi, quindi centri per l'impiego, e dei servizi per le politiche attive. Questo è il core dell'attività di AMPAL. Ma in realtà poi facciamo tante altre cose, a cominciare dal fatto che comunque AMPAL è capofila del Fondo Sociale Europeo in Italia, quindi è l'interlocutore con, diciamo, la Commissione Europea per tutti i programmi operativi del Fondo Sociale Europeo, nazionali e regionali. Parliamo di 29 programmi operativi. In più è capofila di due di questi 29 programmi operativi, è all'arrivo di gestione di due di questi 29 programmi operativi, il PON SPAO e il PON IOP, quello della garanzia giovani, tanto per intenderci, e poi ha tutta una serie di attività collegate, connesse, la rete EURES, siamo diventati punto nazionale di contatto per Europass, quello del curriculum vitae, delle QF, di Euroguidance, insomma ci stanno tutta una serie di attività collegate. Vi dicevo, la struttura è un pochino, ha questa doppia natura, da una parte amministrazione, dall'altra ente di ricerca, e questa si riproduce anche nell'organizzazione, perché abbiamo 7 divisioni che corrispondono agli uffici dirigenziali del ministero dal quale, insomma, proveniamo sostanzialmente, e con 7 dirigenti e 4 invece strutture di ricerca e consulenza tecnico-scientifica. Io sono responsabile di una di queste 4 strutture, quella che si occupa in particolare della formazione professionale, cioè monitoraggio e valutazione della formazione professionale e del Fondo Sociale Europeo. Ora, questo in estrema sintesi è la nostra organizzazione. Siamo una realtà molto giovane, inizialmente anche sottodimensionata, vorremmo proprio dire, visto che siamo in 250 in tutto, per un compito abbastanza sensibile in Italia, diciamo così, e quindi, insomma, stiamo incominciando a prendere le misure, se non altro, con il nostro compito abbastanza complesso. In questo ci aiuta, ci sostiene una società in house, che prima era in house al Ministero del Lavoro, attualmente è passata per quote all'AMPAL, l'ex Italia Lavoro, non so se qualcuno ne ha mai sentito parlare, attualmente diventata AMPAL Servizi e in house all'AMPAL. Ora, tutta questa operazione è un'operazione di ricompattamento che comunque ha dei suoi costi, una fusione a freddo che, insomma, non è proprio semplicissimo da governare, quindi tutto quello che dico va preso, insomma, con il beneficio di inventario di un'operazione che ha, insomma, un pochino di costi e tempi necessari per poter essere messa a regime. Io come struttura 2 ho la fortuna di avere, insomma, un bel gruppo di ricercatori ereditati
accreditati dall'INAPP, mi occupo di varie cose, il rapporto sul futuro della formazione, il rapporto sulla formazione continua, che ereditiamo da pure quello dall'INAPP, è uscito adesso il 18° rapporto, e, che nel futuro diventerà sempre più rapporto sull'apprendimento permanente, cioè estendendo la dimensione della formazione, perché oggi la formazione, diciamo, tende a rompere le barriere delle situazioni, dei luoghi, dei soggetti tradizionali, ma anche delle categorie tradizionali, quindi spesso adesso cominciamo a trovare progetti, programmi in cui nella stessa aula ci stanno disoccupati e degli occupati, quindi diventa sempre più necessario avere uno sguardo d'insieme su questo aspetto. Poi mi occupo il monitoraggio fondo sociale, in un altro pezzo importante che però di cui non vi parlerò oggi più di tanto perché richiede una trattazione a parte, è l'attuazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze, quindi il decreto legislativo 13 del 2013 che adesso dovrebbe arrivare a suo completamento con l'attuazione delle linee guida attuative, perché comunque abbiamo attuato il sistema con le regioni, una specie di attuazione di scala 1 a 10, diciamo. Stiamo ragionando con le università, stiamo facendo proprio dei carotaggi a partire dalla laurea in scienze agrarie e forestali, quindi comunque i vostri dati magari ci possono essere utili. E abbiamo a gennaio istituito un quadro nazionale delle qualificazioni, cioè finalmente noi abbiamo i nostri 8 livelli EQF, questa sarà una cosa molto importante anche per ragionare sull'offerta universitaria a livello 5, livello 6, tecnici dove stanno, insomma. Quello di cui vi voglio parlare oggi in realtà è una cosa un pochino più utile forse alla sede odierna, cioè quali sono progetti che come autorità di gestione AMPA sta realizzando rivolti ai giovani, soprattutto oggi porterò il caso di Garanzia Giovani, ma rivolti in realtà gestiti in via diretta come autorità di gestione Fondo Sociale Europeo. Allora, noi una attenzione prioritaria la stiamo dedicando al tema dello skill gap, cioè a al fenomeno che c'è di distanza di offerta e di aspettative in termini di competenza tra chi forma e chi chiede competenze, no? Tra chi offre competenze e chi richiede competenze. Un problema abbastanza complesso che da un punto di vista comunicativo generalmente viene quasi sempre banalizzato, cioè quando troviamo i cosiddetti articoli sui giornali lo troviamo sempre estremizzato o banalizzato rispetto a un fenomeno che in realtà è molto più complesso. Cioè io dico sempre lo skill gap raccontato così è un falso, non esiste lo skill gap se non si ragiona anche sul tema dello skill business, cioè un'impresa non troverà mai una competenza per lei utile se un'impresa o un professionista in questo caso non è chiaro di qual è il suo business, e quindi siccome questa cosa viene sempre taciuta, si dà per scontato che comunque chi fa business sappia qual è il suo business e quali sono le tendenze del business, rimane scoperto l'altra parte che è quella invece dello skill gap. In ogni caso, questo ho voluto soltanto problematizzarlo per far capire che comunque è un tema su cui probabilmente anche come sia a livello nazionale ma anche a livello internazionale bisogna continuare ad approfondire e rendere un pochino più fine il ragionamento, o comunque complesso nelle dimensioni dei fattori che lo caratterizzano. In ogni caso, su questo tema abbiamo instaurato una collaborazione abbastanza solida con l'OCSE, che è un organismo internazionale che svolge
indagini proprio su questi temi. Una delle indagini ricorrenti che vengono svolte a livello internazionale è proprio il PIAC, il Program for the International Assessment of the Adult Competencies. Nella prima indagine internazionale che si è tenuta diciamo nel 2013-2014, gli esiti poi sono arrivati nel 2015, l'Italia sta messa malino come al solito. Nelle statistiche internazionali noi ci distinguiamo in negativo, siamo sempre nella parte destra dei grafici. Ora, questo è un tema abbastanza rilevante, no? Soprattutto se poi coniugato con temi come quelli appunto demografici, dell'invecchiamento della popolazione. Noi abbiamo una popolazione diciamo che tendenzialmente invecchia e che comunque ha dei livelli bassi di qualificazione e che comunque ha una propensione bassa allo studio e alla qualificazione. Ora, sì, e quelli che si qualificano, infatti, quelli che si qualificano se ne vanno. Ora, adesso non mi viene in mente, però sì, ecco, questo è molto interessante. Ho recuperato un dato sugli expat, quelli che praticamente vanno all'estero, che 9 su 10 sono laureati. I nostri expat, 9 su 10 sono laureati, mentre noi abbiamo una media di laureati, no, della nostra popolazione che è di 2-3, cresce, va verso il 2%, diciamo 2 persone su 10, vogliamo essere ottimisti perché comunque sta andando in crescita. E quindi è un'emorragia, no? È chiaro che è un'emorragia. Ora, devo dire che per la parte dei fenomeno professioni è un fenomeno che interessa un po' meno, perché i professionisti da sempre sono un'area più qualificata del paese. Spiace che appunto poi nelle riforme del mercato del lavoro o nelle categorie di chi ha fatto riforme del lavoro sia sempre passata quella delle professioni, sia sempre passata un pochino poco attenzionata. Adesso da ultimo il Jobs Act autonomi come primo gesto di interesse simbolico. Sì, sicuramente simbolico, però magari forse è un'inversione di tendenza rispetto a un atteggiamento che prima era un po' occhiuto rispetto al tema degli evasori fiscali, un po' anche legato all'atteggiamento del vabbè, ti sei voluto mettere in proprio peggio per te adesso, hai avuto la bicicletta adesso pedali, come se un disoccupato professionista avesse diciamo di meno di un disoccupato diciamo di una grande azienda, piccola o grande azienda. Allora, siamo messi male sui punteggi di literacy. Che cosa? L'indagine misura le competenze di literacy, numeracy e proprio in solving, quindi proprio l'essenziale, stiamo parlando delle competenze proprio di base essenziale. Siamo tra gli ultimi nella classifica di literacy, ma anche di numeracy. Ora, questo grafico riproduce anche, ci colloca pure qua nella parte destra della classifica, sul tema dello skill mismatch. L'azzurro scuro è appunto, se non sbaglio, la literacy, e il celeste invece è numeracy. Ora, questa è una, tornando al discorso dello skill business, skill gap, questa è un grafico che riassume bene quello che viene chiamato il fenomeno italiano dello low skill equilibrium, cioè non solo noi abbiamo un basso livello di competenze, ma anche un basso livello di competenze richieste dalle imprese. Cioè, quindi in realtà questa cosa che ci colloca veramente ultimi fa vedere come in Italia non c'è soltanto un problema dell'offerta, ma un problema della domanda. Cioè, se le imprese
o comunque il lavoro non richiede competenze alte, se il livello competitivo della nostra economia non punta a competenze alte, giustamente se non c'è una domanda alta, che ad offro, anzi, se non c'è un'offerta alta, la domanda non può essere che conseguenziale. E creare tutti i fenomeni di mismatch che poi in Italia sono aberranti, grotteschi, insomma, ci stanno pure film al cinema, sequel di film al cinema su questo, sull'over education, su un mismatch. L'errore di gioventù. Non volevo laureare. Sì, l'errore di gioventù. Ora, andando sul settoriale, un altro partner per noi importante è Union Camere. Noi finanziamo, siamo i finanziatori in qualche modo dell'indagine Excelsior e dall'indagine Excelsior cerchiamo, nelle more di costruire un sistema un pochino più fine anche con loro di analisi dei fabbisogni di competenze e dello skill mismatch, come un pochino ve l'ho rappresentato in termini un pochino più problematici. Noi abbiamo intanto l'indagine Excelsior che ci evidenzia un problema nel problema, cioè non solo abbiamo una grande disoccupazione giovanile, noto, adesso si è un po' ridotta ma comunque resta percentuali clamorose, ma poi abbiamo anche il lusso di permetterci che comunque 100, 110, 120, 150 mila lavoratori l'anno cambiano, ogni anno ne cambia una decina di migliaia, ma poi alla fine lo zoccolo duro è quello di professioni professionisti o tecnici, in particolare tecnici, che le aziende o che il mercato non trova. Quando dico aziende, chiaramente parlo di mercato in senso lato e di professionalità, soprattutto nelle aziende di oggi, dove la componente della professione è molto importante, cioè il professionista, la legge 4 secondo me un pochino aiuta a capire che le categorie con le quali noi siamo abituati a leggere il mercato del lavoro sono abbastanza superate e usurate, cioè se noi pensiamo al professionista necessariamente come una persona che sta appunto sola nel suo studio, non è così, cioè i professionisti stanno soli, stanno associati, sono dipendenti dentro aziende, però fanno di fatto professione perché sono in qualche modo consulenti, perché l'impresa magari una persona che si occupa della componente legale dell'internazionalizzazione non la può tenere in qualche modo a busta paga, però è una componente fondamentale di quell'impresa. Quindi la dimensione della professione cambia e si estende, va oltre le caratteristiche contrattuali con le quali noi siamo sempre abituati a concepire, ma anche su i mestieri, cioè oggi noi abbiamo i cuochi che tradizionalmente avevamo sempre immaginato e pensarli come artigiani, mentre abbiamo dei cuochi che si offrono sul mercato del lavoro come professionisti. Perché le componenti, perché la legge 4 dice la componente intellettuale è quella che conta, d'accordo, ma nel 2018 trovatemi un lavoro dove non incide o non è preponderante o non è significativa o non fa la differenza competitiva la componente intellettuale, quindi in definitiva diciamo che il mercato del lavoro si professionalizza. Da tanti punti di vista, non è soltanto quello contrattuale, non è soltanto quello dello smart work, non è soltanto quello della componente intellettuale, ma sono tutte le componenti che tendono a creare questa cosa qua. Io voglio pensare che comunque il Jobs Act autonomy sia se non altro un segnale di qualcuno che si è accorto di questo aspetto. Venendo alle figure, alle competenze che sono ai primi posti nella ricerca del mercato da parte delle imprese, quindi sono quelle di maggior difficoltà di reperimento, abbiamo i tecnici
e abbiamo i tecnici tutto ciò che è informatica. Su questo c'è proprio una grandissima fame da parte del mercato del lavoro. Partendo da questi dati, noi abbiamo cominciato a mettere in campo alcuni progetti di formazione proprio sul tema del digitale. Io ho voluto portare questi esempi soltanto per in qualche modo far capire quali sono. Questo è un settore